Tutti benvenuti a questo decimo incontro del ciclo I poeti della filosofia. Quindi siamo entrati, diciamo, nella parte finale del ciclo e oggi, più che parlare di un poeta o di un filosofo, parleremo un po' di quello che è considerato l'emblema della filosofia occidentale e allo stesso tempo di una filosofia poetica. Quindi io direi un po' la poesia incarnata, quasi quasi. Dante Alighieri, un fiorentino nato nel 1265, quindi in piena epoca comunale, culmine del Medioevo europeo, in un momento in cui gli stati nazionali sono in formazione, mentre l'idea di impero universale cercava ancora di resistere, però, e combattendo con l'altra idea di un potere religioso che aveva le stesse caratteristiche del potere imperiale, cioè l'idea che esistesse un ordine superiore al mondo stesso, all'umanità, un ordine che va oltre l'uomo, che mette al centro di tutto Dio. In architettura, diciamo, le cattedrali sono il simbolo di questo sguardo rivolto verso l'alto, verso qualcosa di superiore. Di là a poco, però, la cultura umanistica, l'umanesimo, avrebbe seppellito, forse per sempre, quell'idea, mettendo al centro di tutto l'uomo, piuttosto che Dio, un uomo capace di dominare la natura. Dobbiamo aspettare circa un secolo dopo la morte di Dante, diciamo, perché questo processo si compia completamente con l'affermarsi della scienza moderna, con la rivoluzione copernicana, col genio visionario di Leonardo da Vinci, con la traversata di Colombo. Vedete, tutti i nomi italiani. L'Italia fu al centro di un cambiamento epocale proprio in quel periodo. Ma Dante è un uomo antico da questo punto di vista, è un uomo del Medioevo, che avverte i prodromi di questo cambiamento prima ancora che si sia realizzato, un cambiamento cioè che è di là da venire ma che già si annuncia, e Dante lo vede, la sua Firenze è, diciamo, preda della bestiale lotta per il potere. Guelfi contro ghibellini, bianchi contro neri, sostenitori del Papa contro i sostenitori dell'imperatore. Quindi ambizione, egoismo, avidità, accompagnati sempre dalla violenza. Quindi, diciamo, uno scenario che conosciamo bene anche noi uomini d'oggi, come se non fosse cambiato molto. Nel 1300, proprio anno tondo, data tonda, Dante, uomo politico, in quel momento partecipa a un'ambasceria di fiorentini a Roma presso il Papa Bonifacio VIII per scongiurare i propositi del Papa di far invadere Firenze dalle truppe francesi di Carlo di Valois. Dante non tornerà mai più a Firenze da quella sua visita a Roma. Carlo di Valois mise a ferro e fuoco la sua città. Proprio mentre Dante era a Roma, il poeta fu condannato a rogo, in realtà poi rimase in esilio perpetuo. Dovette prendere questa via per lui molto amara e diciamo che proprio il Papa Bonifacio VIII fu considerato da Dante sempre l'emblema, diciamo, di un papato corrotto, ma anche di una società che era sentita da Dante come corrotta nel suo complesso, corrotta rispetto a delle idee, a dei valori, a cui Dante teneva moltissimo, di cui la poesia di Dante fu sempre rappresentativa, valori che stavano sparendo, secondo il poeta stesso, stavano sparendo da quella società. Quindi chiediamoci quali erano questi valori in cui Dante credeva. Parliamo di un uomo colto, un uomo che aveva studiato teologia, filosofia, fisica, astronomia, le cosiddette
arti del quadrivio, ma aveva studiato anche la grammatica, la retorica, la dialettica, cioè le arti del trivio, quindi aveva fatto tutto il corso di studi dell'uomo medievale colto, aveva letto i classici, latini e greci, quelli greci in traduzione perché Dante non conosceva il greco, ma aveva anche studiato con Brunetto Latini, un uomo famoso della sua epoca, un grande erudito e anche un fine politico, quindi Dante si era interessato anche strettamente dei problemi pratici della vita della comunità, della collettività del suo tempo, aveva partecipato a questa vita politica della città, era stato militare, partecipò alla battaglia di Campaldino di Firenze contro Arezzo, aveva ricoperto anche cariche pubbliche, addirittura la carica di priore, che era una delle cariche più importanti del comune. Ma a parte tutte queste esperienze che facevano evidentemente di Dante, hanno fatto di Dante un uomo del suo tempo, lui fu un grande poeta, un poeta ispiratissimo, poeta nel senso letterale del termine, cioè qualcuno che crea con la propria immaginazione. Abbiamo già visto la volta scorsa nella conferenza su Rumi, abbiamo trattato di un altro grande poeta proprio di quell'epoca, e oggi parliamo di un poeta la cui vena fu ispirata soprattutto dalla poesia provenzale, una poesia particolare, straordinaria, che i poeti cantori della Francia medievale, i trovatori, stavano diffondendo per l'Europa a quel tempo. Una poesia che a noi, diciamo, nel contesto di questo ciclo interessa molto, perché veicolava un'intera visione del mondo, la poesia dei trovatori. Un pensiero profondo che stava sotto a quell'arte, sotto a quella creatività, che si può definire solo in un modo, filosofia, appunto, amore per la conoscenza, per la sofia di cui parlavano gli gnostici, le cui dottrine permeavano proprio la poesia provenzale, per tramite soprattutto del catarismo, un movimento religioso che in qualche modo era erede dell'ognosticismo in Europa, l'ultimo baluardo dell'ognosticismo in Europa. Ma c'erano anche gli influssi della poesia araba che influenzò quella provenzale, attraverso la Spagna. Questi influssi erano arrivati in Francia, quella stessa visione di amore sacro che abbiamo visto proprio in Rumi, perché di questo si trattava. Nella poesia provenzale confluì anche la tradizione druidica, celtica, una tradizione sciamanica, confluì anche la tradizione greca e romana, che ancora era perfettamente viva, ovviamente, ai tempi di Dante. Un'ondata di tradizione culturale, antica, che era arrivata in Toscana per tramite della poesia della scuola siciliana, della scuola dei poeti siciliani, diciamo sorta, fiorita a Palermo, in quella corte straordinaria che fu quella di Federico II di Svevia. Attraverso il tramite della scuola siciliana, tutti questi filoni, questi rivoli di tradizione erano arrivati nella Firenze di Dante. E al centro della poesia provenzale, perché è proprio questo il filone principale, c'è l'amore. L'amore simbolicamente rappresentato attraverso l'amore per la donna, perché di questo parla la poesia provenzale, di questo parlano i trovatori, la donna vista come signora, nel senso di una vera e propria rappresentazione divina, una divinità, la divinità. E attraverso la ricerca e la contemplazione della bellezza femminile, il poeta in questo tipo di poesia, il poeta, il trovatore, diciamo che ricerca e contempla tutti quegli ideali di bellezza divina, di bellezza, diciamo, ispiratrice, che ispirò tanto Rumi quanto gli gnostici.
che in qualche modo abbiamo già iniziato a conoscere parlando di altre epoche precedenti a quelle di Dante, a partire addirittura dalla Grecia antica. In Toscana questa poesia amorosa diventò il dolce stil novo, su cui si formerà la lingua italiana moderna, quella che oggi parliamo, e di cui Dante fu un interprete sicuramente d'eccezione, un caposcuola. Eppure vedete, tutta la vita di uomo e di poeta di Dante Alighieri è rappresentata da un'unica immagine, quella di Beatrice, da cui scaturiscono quelle bellissime parole del canto 30 del Paradiso, in cui Dante dice: dal primo giorno che io vidi il suo viso in questa vita, infino a questa vista, non m'è il seguire al mio cantar preciso, ma or convien che il mio seguir desista più dietro a sua bellezza, poetando come all'ultimo suo ciascuno artista. Vedete, collegato con questo movimento, diciamo, con questa poesia d'amore dei cantori provenzali, ci fu tutto un movimento mistico, un movimento colto, spirituale, erede di questa antica tradizione. Esisteva addirittura in Europa un gruppo iniziatico chiamato i Fedeli d'Amore, presente nel XIII secolo non solo in Italia ma anche in Francia, in Belgio, soprattutto in Provenza, quindi collegato strettamente anche con la poesia dei trovatori, che metteva al centro dei suoi interessi, questi Fedeli d'Amore mettevano al centro dei loro interessi questa visione della conoscenza divina rappresentata attraverso un'immagine femminile, la stessa immagine di cui parla Dante nei versi che vi ho appena detto. E ci sono anche forti indizi per ritenere che Dante abbia partecipato, abbia fatto parte di questo gruppo dei Fedeli d'Amore. Sono indizi appunto di cui non sto a parlarvi diffusamente adesso perché, diciamo, tra l'altro non è poi così importante, c'è molta attenzione e curiosità verso diciamo questi aspetti esoterici, no, del personaggio Dante Alighieri. Sicuramente Dante poté aver far parte di, diciamo, aver fatto parte di questo gruppo, ma non è poi così importante se veramente ci ha fatto parte o meno, se sia stato, diciamo, un iniziato a qualche gruppo segreto o meno. Basta leggere la poesia di Dante per rendersi conto che tutti questi temi, di cui abbiamo accennato, e prima di tutto il tema dell'amore visto come tramite per arrivare a Dio, tutti questi temi sono perfettamente presenti e sviluppati in questa sua opera poetica, a prescindere dalle sue eventuali iniziazione. Soprattutto la poesia di Dante ci dà una certezza che il suo messaggio è perfettamente inserito in quella tradizione esoterica, cioè una tradizione per iniziati, di cui abbiamo parlato durante tutto questo ciclo. Dell'esoterismo di Dante, per esempio, ce ne parla abbondantemente René Guénon in un suo scritto famoso che si intitola proprio così, L'esoterismo di Dante. E quindi di questo possiamo essere assolutamente certi. Vedete, Dante è un uomo che in un certo momento della sua vita, per conseguenza di tutte le esperienze umane che ha fatto, si autodescrive, e si autodescrive proprio con quei versi iniziali così famosi che conosciamo tutti, del canto primo dell'Inferno nella Divina Commedia. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, tant'è amara che poco è più morta. Ma per trattar del ben chi vi trovai dirò dell'altre cose chi vo scorde. Vedete un uomo che si sveglia,
che si sveglia da un sonno, un'immagine molto conosciuta ai buddhisti, visto che Buddha, proprio come titolo, significa proprio il risvegliato. Ma di risveglio parla anche l'Advaita Vedanta, di cui abbiamo parlato parlando di Shankara. Di morte come risveglio ci ha parlato Rumi. Quindi diciamo, facciamo riferimento a tante tradizioni antiche, all'agnosi di Valentino, per esempio, non so se ricordate il canto della perla di cui vi ho parlato, in cui c'è un uomo appunto che aveva perso la via e a un certo punto viene risvegliato. È un risveglio che pare seguire la morte, come in tutte le antiche tradizioni. Infatti noi diciamo, dal punto di vista letterale, no? L'inferno è l'inizio di un viaggio nell'oltretomba, quindi sarebbe avvenuta prima una morte fisica. In realtà, vedete, da quei versi che vi ho appena citato, quello che deriva è uno stato di profondo smarrimento, perché questo è quello che prova Dante svegliandosi, un po' come prova l'uomo che si risveglia da un sogno, forse da un brutto sogno, uno stato di smarrimento perché quest'uomo non sa più dove si trova. Questo è il punto fondamentale. Si è perso, perché se è vero che esiste un logos, un Tao, una legge divina di cui abbiamo parlato tanto spesso, cioè una realtà vera, autentica, in cui ci sentiamo a casa nel momento in cui la seguiamo, nel momento in cui la troviamo, è vero che quando capiamo di essere lontani da quella realtà ci sentiamo smarriti. E quindi quello che Dante ci sta dicendo in questo incipit della Divina Commedia è proprio il fatto che lui si sente smarrito perché ha perso la realtà e ha preso coscienza di essersi sempre trovati in un'illusione. Questo è il messaggio. Eppure, per quanto terrificante questo stato in cui Dante si trova, uno stato di paura, questo stato è pur sempre migliore di quello del sogno. Perché comunque si è risvegliato, perché comunque sta iniziando un percorso che è un percorso di presa di coscienza e quindi in qualche modo è sicuramente positivo. Dante, essendo nel pieno della tradizione, come vi ho detto e più volte vi dirò in questa conferenza, non può che scegliere di parlare con il linguaggio della tradizione. Quindi non ci possiamo aspettare che lui parli di ciò che ci vuole dire con il messaggio discorsivo, col messaggio che spiega, cioè che appiana le pieghe della verità. Perché vedete, la verità si trova proprio nelle pieghe e quindi Dante non può che parlare con un altro linguaggio, con linguaggio che noi chiamiamo generalmente il linguaggio esoterico. Qual è cioè la chiave interpretativa del discorso che fa Dante? Vedete, per due volte nella Divina Commedia, in due punti precisi, Dante invita il lettore a prestare attenzione alle parole che dirà, soprattutto a come le dirà. Si tratta di due terzine che interrompono, diciamo, il racconto. Una prima terzina e nell'inferno, nel nono canto dell'inferno, in cui Dante dice: «O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei diversi strani». Ma anche nell'ottavo canto del Purgatorio lui dice: «Aguzza qui, lettor, begli occhi al vero, che il velo ora è ben tanto sottile, certo che il trapassar dentro è leggero». Anche in una lettera famosa a Can Grande della Scala, Dante ci avverte che il poema che ha scritto si può leggere sotto differenti modi interpretativi, almeno quattro. C'è il modo letterale, noi possiamo leggere la Divina Commedia come il racconto di un uomo che passa attraverso i regni dell'oltretomba, una sorta di raccontino. Ma ci sono altri modi molto più profondi. C'è il senso allegorico, l'allegoria, cioè raccontare qualcosa per significare qualcosa di diverso, di simbolico. C'è quello morale, cioè appunto cogliere dentro il racconto un senso che riguarda, diciamo,
la moralità, l'etica, ciò che l'essere umano può fare oppure non dovrebbe fare. Soprattutto c'è il senso anagogico o spirituale, che Dante avverte essere il senso più profondo. C'è un senso spirituale nella Divina Commedia, esattamente come c'è un senso spirituale nei Vangeli e in qualunque altro testo sacro, sacro, importante. Dante parla di qualcosa che per l'uomo è importante. E questo modo di interpretare i testi deriva dalla tradizione, anche questo deriva dalla tradizione ebraica. Dante ne parla nella lettera a Can Grande della Scala, ma lo ha preso dalla tradizione ebraica, i quattro modi di interpretare i testi. Peshat, il senso letterale, Remez, il senso allegorico, Derash, il senso morale, e Sod, il senso spirituale. Vedete, non c'è niente di nuovo, non c'è assolutamente niente di nuovo. Questo linguaggio è il linguaggio dei simboli. Linguaggio dei simboli, dove proprio la parola simbolo viene dal latino symbolum, a sua volta originario del greco symbolon. Noi lo interpretiamo come segno, ma in realtà symbolon significa mettere insieme due parti distinte. Vedete, anche qui ritorna questo messaggio che ciò che è diviso deve essere unito, e il simbolo questo fa. Noi potremmo cercare di spiegare cosa significa simbolo, a parte queste semplici parole che ho appena detto, ma la migliore spiegazione del simbolo è il simbolo stesso, proprio a rappresentare la necessità per noi, per conoscere qualcosa che va al di là di una conoscenza di primo livello, la necessità di attingere all'intuizione. E il simbolo parla alla nostra intuizione, ci fa capire determinate cose senza farci ricorrere al discorso, alla dialettica. E vedete, al tempo di Dante c'era un linguaggio simbolico assolutamente conosciuto, diffuso dagli iniziati, da coloro che in qualche modo avevano approfondito già un percorso di conoscenza, un linguaggio che insegnava una via di cambiamento, una via per cambiare il proprio stato, una via di trasmutazione. E questo linguaggio veniva chiamato alchimia. Alchimia, che è un termine che ci richiama l'Egitto, da alchemi. Chemi era l'antico nome dell'Egitto, la terra nera. E in effetti, diciamo, l'Egitto è un po' il punto di partenza, almeno in epoca storica, dell'antica tradizione sapienziale che abbiamo in qualche modo seguito durante questi incontri. Di che cambiamento si tratta? Si tratta di un cambiamento che l'essere umano fa. L'oggetto del cambiamento è l'essere umano, che è anche il soggetto che opera il cambiamento. È l'essere umano che vuole mutare il proprio stato. Quindi si tratta di questo. Si tratta di un cambiamento di stato, di un cambiamento di essenza, diciamo. E quindi un cambiamento spirituale. Ecco perché, per capire la poesia di Dante, dobbiamo intenderla in questa maniera, dobbiamo intenderla in senso spirituale, altrimenti non capiamo assolutamente niente. Spirituale significa in qualche modo opposto a materiale, quindi Dante non parla di cambiamenti che riguardano la materia o comunque il mondo materiale, così come non ne parla l'alchimia. L'alchimia, diciamo, noi siamo abituati, per quello che ci deriva, diciamo, dalle fonti letterarie, ma anche, insomma, da un certo tipo di comunicazione mediatica, a vederla come associata a pratiche magiche, soprannaturali, esoteriche in questo senso, e quindi riguardanti il mondo materiale. L'alchimista che vuole trasformare il piombo in oro, in realtà l'alchimia era appunto un codice simbolico per trasmettere una sapienza che riguardava l'uomo e la sua capacità di cambiare spiritualmente. Noi oggi siamo abituati a considerare praticamente solo la realtà materiale, questo è un punto importante, a considerarci soggetti conoscenti che possono conoscere una natura esterna,
una natura oggetto della nostra conoscenza. E la conoscenza avviene misurando, quindi entrando in contatto con questi oggetti esterni. Ancora nel XIII secolo, all'epoca di Dante, ci si ricordava che invece l'uomo faceva parte della natura, che l'uomo era natura e che l'unica conoscenza possibile è la conoscenza di se stessi. Non c'è nessun altro tipo di vera conoscenza. Conosci te stesso, dicevano tutti i grandi filosofi antichi. Quindi il cosiddetto processo alchemico è un processo conoscitivo, certamente una strada di conoscenza, però ha come fine il cambiamento spirituale della persona che lo compie. E quindi questo processo non ha niente a che vedere col modo di conoscere della scienza moderna. Semmai assomiglia alla conoscenza artistica, alla conoscenza, diciamo, emozionale, sentimentale, alla conoscenza religiosa. Questo somiglia. Cioè a qualcosa che procede attraverso l'interiorità e accostandosi al proprio sé. Tuttavia è evidente che già al tempo di Dante, lo dice Dante stesso, l'uomo era un po' come un essere caduto, si considerava già un essere caduto. Non è che siamo solo noi nella società di oggi a dire la società sta precipitando in un mero materialismo. In realtà già Dante lo diceva ai suoi tempi. Diciamo che fin da bambini ormai, no? Terminata l'età della meraviglia, dello stupore, diciamo della comunione con la natura, finché siamo bambini ci sentiamo in qualche modo ancora in comunione con la natura, crescendo, diciamo, iniziamo un costante processo di alienazione da questa natura. Ci distacchiamo, guidati dall'educazione che ci impartisce questa società. In qualche modo questo era già vero ai tempi di Dante. Si sarebbe reso ancora più vero, vi dicevo prima, con l'umanesimo, con il Rinascimento. Ma vedete, il punto è che si inizia a percepire la natura sotto il velo di Maya, direbbero gli induisti, direbbe l'Advaita Vedanta, a vederla come qualcosa di diverso da noi, popolata da oggetti che noi vogliamo possedere, che noi vogliamo capire. Questo è il vero significato del verbo capire della scienza, no? Possedere quello che non abbiamo, che è esterno a noi. Vogliamo possedere oggetti, accumularli, competiamo per averli, ci attacchiamo ad essi e così sviluppiamo la sofferenza, come ci insegna il buddismo. Quindi l'alchimia è una via per cambiare, invece. Dante non vuole fare altro che illustrare questa via, questo vuole fare. Vuole illustrare questa via, quindi questo viaggio, nella commedia. E la commedia questo è. Ma la natura, che è quindi l'oggetto un po' di questo viaggio, si esprime per simboli. Questo è il punto. Cioè la natura va compresa in maniera sintetica, va compresa analogicamente, non può essere compresa attraverso il discorso logico, razionale. La scienza può comprendere alcune cose della natura attraverso il processo logico e razionale, ma per capire complessivamente e profondamente la natura ci vuole altro. E quindi dobbiamo andare oltre la razionalità. Perché? Perché la razionalità cosa fa? Come opera? Scompone, divide, pretende di comprendere catalogando, quindi andando a instaurare differenze tra ogni cosa, ogni oggetto. Per la razionalità, per esempio, la pioggia è un fenomeno misurabile, stanno cadendo tot centimetri di pioggia. Per un poeta che guarda fuori dai vetri di un caffè, diciamo, la pioggia è malinconia e non si quantifica. Quindi la si comprende, la si abbraccia, no? Quindi se veramente vogliamo capire qualcosa di Dante, dobbiamo leggerlo, dobbiamo farlo per suggestioni al limite, lanciando suggestioni, dobbiamo lasciare che la sua poesia ci abbracci, non c'è altro modo. Quindi in questa mia esposizione, diciamo, io considero la Divina Commedia come un testo di alchimia medievale,
che tratta della trasformazione della materia, dove la materia è la materia umana. Questa è la materia di cui parlavano gli alchimisti. Gli alchimisti pensavano che l'uomo dovesse modificare se stesso per migliorarsi. E ne parlavano con un linguaggio simbolico che doveva prestarsi meglio alla comprensione. Quindi parlavano di trasmutazione dei metalli per mezzo del fuoco, con il fine di ottenere un certo oro dei filosofi. Quindi il metallo di partenza era il piombo, pesante, scuro, simbolo cioè della condizione della materia. Ecco che quindi doveva servire questo piombo a ricordarci cos'è la materia umana, cosa siamo noi, siamo di piombo, perché la nostra situazione è oscura, è pesante. La forza di gravità ci tiene ancorati verso il basso, verso il centro di gravità terrestre. Attraverso un certo numero di passaggi, invece, dopo un certo lavoro, che gli alchimisti descrivevano come il lavoro di un chimico nella sua bottega, in fondo gli alchimisti sono un po' gli antesignani dei chimici, ecco che la materia umana, ripeto, può essere trasmutata, può cambiare, può consentire la conoscenza aurea, l'aurea apprensio, in ebraico aur vuol dire luce, quindi rinascere a una condizione luminosa partendo da questa condizione pesante ed oscura, la selva oscura di cui Dante parla. Quindi gli alchimisti erano perfettamente coscienti di procedere in questo cammino, di questo parlavano. Non parlavano certamente di creare ricchezze dal nulla per fini personali o, diciamo, di interesse o di potere. Volevano liberare dalle catene la materia umana. Anzi, liberare da queste catene quella scintilla divina che è imprigionata all'interno della materia umana. È proprio questo il punto. Cioè l'idea che dentro questa materia umana esista una scintilla divina vada liberata. E ci vuole un processo chimico, all'epoca alchemico. Si doveva procedere innanzitutto alla separazione degli elementi che costituiscono la materia umana. Vedete, quando leggete un trattato di alchimia, vi si parla di veri e propri processi chimici. Si deve mettere del metallo, dei metalli all'interno di questo contenitore chiamato Atanor, dove il fuoco deve trasformare, deve sciogliere, solve in latino, sciogli, per ottenere gli elementi componenti di questa massa informe che si presenta. Perché se noi sciogliamo, andiamo a vedere cosa c'è in questo composto putrido, diciamo, che compone la materia umana. Così come un bambino, per capire come è fatto un giocattolo, comincia e scompone, lo fa a pezzi, vuole vedere come è fatto. Allora solve, questo significa, è il primo termine di un motto alchemico che è solve et coagula, prima dissolvi. Però, appunto, dopo che abbiamo sciolto la materia nei suoi primi componenti, dobbiamo fare altro. Questi componenti saranno grezzi, sporchi, no? Come le pepite d'oro che troviamo nel torrente. Allora devono essere ripulite, raffinate, distillate, sottoposte a processi di purificazione attraverso continui dissolvimenti e coagulazioni. Quindi distillazioni che porteranno a una seconda fase, che è una fase di purificazione e che porta, diciamo, a vedere bene cosa c'è nell'animo umano, quali sono proprio le vere componenti, in maniera luminosa, in maniera chiara. Questa è quella fase, diciamo, che porta alla cosiddetta lapis philosophorum, la pietra dei filosofi, la pietra filosofale. Questa è la sostanza meravigliosa, arcana e nascosta, che c'è nell'animo umano. Quindi niente di materiale, anzi, tutto profondamente spirituale. La prima fase del processo alchemico, che viene chiamato opera,
gli alchimisti chiamavano questo procedimento che deve migliorare l'uomo in complessivo, lo chiamavano opera, opera alchemica. La prima fase di questa opera alchemica è la fase appunto della nigredo, l'opera al nero, la separazione dei vari elementi costitutivi della materia oscura. È per questo che Dante va all'inferno. Dante va all'inferno per compiere l'opera al nero. È anche il titolo di un bellissimo romanzo di Marguerite Yourcenar, che ha proprio questo come senso. Ma appunto all'opera in nero, alla nigredo, deve succedere quell'opera di purificazione di cui vi parlavo prima, quella che viene detta albedo, l'opera al bianco, bianco appunto come simbolo di purezza, come simbolo di chiarezza. Quindi questi elementi devono essere distillati. È così che si compie la prima fase dell'opera, quella che viene chiamata la piccola opera dagli alchimisti, nel senso che l'essere umano, dalla propria fase egoistica, dal suo mero egoismo, passa a una vera comprensione di se stesso, di come è fatto, da cosa veramente è costituito, cioè ritrova il sé, quello che Jung avrebbe chiamato il sé, e quindi ha compiuto un passo veramente importante, una piccola opera. Perché piccola? Perché c'è altro da fare. C'è una terza fase, una fase ancora più importante, perché il sé è quello che gli induisti chiamavano l'Atman, vi ricordate? Il sé individuale, cioè la coscienza di essere spirito, prima ancora che materia, però di essere sempre ancora individui. Ecco che la fase successiva è comprendere che il sé individuale coincide col Brahman, col sé cosmico, col tutto, cioè che in effetti l'essere umano non è che un'espressione del tutto. E questo è il concetto principale dell'Advaita Vedanta. L'Atman coincide col Brahman. Quindi ecco che l'ultima fase deve portare a questa completa spiritualizzazione, l'opera rosso, dove il rosso è il colore dello spirito, la rubedo, l'ultima fase del processo alchemico. Quindi nigredo, albedo e rubedo, tre fasi, tre cantiche, per ritornare a Dante. E vedete, ci sono dei simboli ricorrenti nella Divina Commedia, in tutta l'opera di Dante, nella poesia provenzale. Questo mondo di simboli è perfettamente catalogato, conosciuto. Chi era iniziato a questo mondo di simboli capiva tutto. Noi oggi vogliamo studiare Dante a scuola senza conoscere neanche mezzo di questo mondo di simboli, mezzo simbolo. Come facciamo? Come potremmo pretendere di fare una cosa del genere? Per esempio, vedete che nella nigredo, l'opera al nero, la materia imprigionata, la materia liberata, diciamo, dall'opera stessa, dal fato che imprigionava l'anima dentro la materia stessa, era imprigionata dall'influenza dei sette pianeti. Sette pianeti che erano associati ai sette metalli, a ogni pianeta era associato un metallo. Quindi c'è il piombo associato al pianeta Saturno, c'è il rame associato al pianeta Venere, c'è lo stagno associato a Giove, c'è il mercurio associato naturalmente al pianeta Mercurio, c'è il ferro associato a Marte, c'è l'argento associato alla Luna e naturalmente l'oro associato al Sole. Sette corpi celesti, sette metalli, sette sono anche i giorni della settimana, da intendersi in senso retrogrado, nel senso che appunto si parte dal sabato associato a Saturno, poi venerdì associato a Venere, si torna indietro fino alla domenica associata al Sole. Ma questa divisione settenaria si ritrova nella tradizione ebraica, si ritrova nel simbolismo ebraico dei sette gradi della perfezione, i sette bracci della menorah, il candelabro ebraico. Il sette, cioè, rappresenta la totalità dello spazio e del tempo, di tutto quello che esiste. Ecco che è ottenuto sommando il numero 4, che rappresenta la terra con i suoi quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra, e il numero 3, che rappresenta il cielo.
quindi terra più cielo, tutto. E quindi il sette ricorre in maniera ossessiva nell'Antico Testamento, nella tradizione ebraica, fino a partire dalla Genesi, diciamo. Già nella Genesi noi vediamo che Dio completa la creazione in sette giorni. Poi Noè viene comandato di portare nell'arca sette paia di ogni animale, sette paia di ogni uccello, perché tra sette giorni farà piovere. Dopo sette giorni, appunto, le acque del diluvio furono sulla terra, si dice, e poi tra la prima volta che Noè mandò la colomba ad esplorare il mondo e il secondo tentativo che fece successivamente passarono sempre sette giorni. Giusto per farvi alcuni esempi, ve ne potrei fare, potremmo andare avanti, diciamo, ancora per molto. Questa ossessione per il numero 7 significa voler codificare attraverso il numero un concetto simbolico. Il 7 è il rappresentante dell'uno tutto, di questo 4 più 3 che ha delle caratteristiche, diciamo, che Dante nella Divina Commedia ci spiegherà bene andando avanti. Ma già adesso, già in questa fase introduttiva, vorrei che prendessimo in qualche modo confidenza con questo parlare per simboli. Il 7 nella Divina Commedia è presente da tutte le parti. È presente continuamente, in maniera ossessiva anche lì. Dante dalla selva oscura, partendo dalla selva oscura, si porta al centro della terra, dove c'è Lucifero, dove si traggono tutti i pesi, dopo essere disceso nei sette gironi dell'inferno. Poi parte da una spiaggia del monte Purgatorio, dal basso giunge in cima a questo paradiso terrestre per sette balze. Poi vola per i sette cieli, arrivando quindi oltre le stelle alla rosa mistica, al punto in cui ci stanno i beati attorno, diciamo, alla luce divina. E quindi è evidente la strutturazione simbolica della Divina Commedia, molto più profonda di quella a cui si accenna, bene che vada appunto nei corsi scolastici e universitari, andando a dire che sì, le cantiche sono 33, c'è il numero 3, cioè, c'è ben altro. Tutto nella Divina Commedia è simbolo, c'è un mare di simboli. Occorrerebbe studiare una vita, e veramente ci sono seri studi danteschi che impegnano veramente le risorse di tante persone per una vita intera, per comprendere frammenti di questa opera straordinaria che veramente ci porta a considerare Dante come un uomo dalle capacità espressive veramente eccezionali. L'inferno stesso rappresenta il fornello degli alchimisti. L'inferno è l'Atanor, è proprio il contenitore in cui tutto deve bruciare per potersi dissolvere, per poterci portare, diciamo, a dissolvere la materia umana nelle componenti fondamentali. La storta, per esempio, il contenitore col collo piegato che usavano gli alchimisti, è rappresentato dal passaggio che collega l'inferno con il monte del Purgatorio, la natural burella, questo passaggio che ha proprio la forma di storta e che deve consentire di far passare dalla fine dell'opera al nero, all'inizio dell'opera al bianco. Quindi fuoco di cottura, ripeto, di che cosa? Della materia umana, che è Dante stesso. Dante si cuoce nell'inferno, come tutti noi. Se vogliamo, diciamo, affrontare il processo alchemico, dobbiamo fare esattamente la stessa cosa, cioè cuocere in questa prima fase del percorso, nell'opera al nero, dove c'è il fuoco. Nell'inferno c'è il fuoco che brucia, che incenerisce, che bolle, mentre nel purgatorio ci sarà il fuoco che purifica. Vedete, il fuoco ha varie accezioni interpretative. Nell'inferno deve sciogliere, deve bruciare, deve distruggere, scomporre, e Shiva, per, diciamo, usare un termine dell'induismo, mentre invece nel purgatorio deve purificare, perché nel purgatorio c'è l'opera al bianco, si distilla l'uomo. Nel paradiso è luce che beatifica, è luce che risplende, ma è sempre il fuoco, è il fuoco di Eraclito, per intenderci, è il fuoco del Tao e dell'Advaita Vedanta,
È sempre lo stesso simbolo che viene dalla tradizione, come diceva Renan, i simboli sono sempre gli stessi, da secoli e secoli. È questo fuoco, soprattutto amore, che muove il sole e le altre stelle. È sempre la stessa energia che deriva sempre dal principio unico, ma è anche il fuoco sole che conforta il pellegrino nella selva oscura. Dante, a un certo punto smarrito in quell'esordio che abbiamo, diciamo, recitato poco fa, ecco che arriva alle pendici di un monte, vede la sommità di una collina. Riprendendo proprio dal punto in cui eravamo rimasti con Dante che si sveglia nella selva oscura, Dante dice: io non so ben ridir com'i vintrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai, ma poi chi fui al pie d'un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle coverte già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allora fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata la notte chi passai con tanta pietà. Quindi ecco, vede il sole, vede il sole in cima a una collina, e il fuoco della coscienza, e il fuoco della comprensione si è risvegliato. È un fuoco divino, certamente non è umano. Ecco che cosa, ecco di cosa parlavano gli alchimisti quando parlavano del fuoco, la coscienza, la comprensione. E però riesce Dante a percorrere quella strada che porta al luminoso monte, che porta a quel sole, ecco che interviene di nuovo l'insegnamento alchemico. Nel primo canto della Divina Commedia sono proprio in maniera chiarissima indicate le due possibili strade per la realizzazione dell'opera alchemica, così come in qualunque trattato di alchimia ce ne sono due di strade, cioè la via secca e la via umida, dicevano gli alchimisti. La via secca necessita di un confronto diretto con l'ostacolo, e gli ostacoli che incontrerà Dante saranno le tre famose fiere, le tre belve. Bisogna affrontarle in maniera diretta se si vuole seguire la via secca. Questa è, diciamo, questo è il concetto della via secca. E Dante non ritiene di poter seguire questa via, non ritiene di essere attrezzato a questo tipo, diciamo, di scontro, no? Questo corto andar non è praticabile per lui, non se ne ritiene degno. Infatti è Virgilio, Virgilio rappresenta la coscienza di Dante, rappresenta la ragione che interviene. Virgilio gli dice: l'anima tua è da viltade offesa. C'è vigliaccheria dentro di te, no? Ma più che vigliaccheria, c'è coscienza di un limite. Non se la sente, non se la sente di affrontare questa via secca. C'è la via umida allora, non resta che la via umida. Una via umile, una via di umiltà, corrisponde al percorso del pellegrino lungo i tre regni. Deve farsi una strada molto lunga, Dante. Deve affrontare l'inferno e poi dovrà passare per il purgatorio e poi attraversare il paradiso. Glielo dice Virgilio in maniera chiara. A te convien tener altro viaggio, rispuose poi che lagrimar mi vide, se vuo campar de sto loco selvaggio. La sua ragione gli dice che deve girare le spalle a quel sole con tristezza, perché là vorrebbe andare, e tornare nel regno oscuro, laddove deve affrontare il processo alchemico. Innanzitutto nell'inferno la Nigredo, l'opera al nero. Ma quali erano le tre fiere che sbarravano la strada a Dante? Come dicono i versi, le tre fiere erano una lonza, una sorta di leopardo, ghepardo, un animale esotico, un leone e una lupa. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto,
che di pel macolato era coperta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi, impediva tanto il mio cammino che io fui per ritornar più volte volto. E poi il leone. Questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne tremesse. Ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, che molte genti fece a viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura uscia di sua vista, che io perdei la speranza dell'altezza. Queste sono le fiere, gli ostacoli che stanno davanti a Dante e che lo costringono a ritornare al processo alchemico, perché queste sono le fiere che incontriamo noi tutti i giorni, che ci impediscono in modo naturale per la via secca di migliorare la nostra condizione, il nostro stato. Le tre fiere, simboli evidentemente di qualcosa che Dante trae dal sapere medievale, che a sua volta, diciamo, deriva dalla tradizione. E vedete, questo simbolismo del tre, veramente profondo nella Divina Commedia, non solo con le tre cantiche, i 33 cantici, eccetera, eccetera, ma le tre stesse fiere, la lonza, il leone e la lupa, corrispondono per antinomia, sono l'opposto di un'altra terna, le tre donne celesti che chiamano Dante al viaggio. Nel secondo canto dell'Inferno questo è spiegato. Beatrice, che incarna la sapienza e che Dante presenterà proprio in questa forma sapienziale, nel Purgatorio dice: «Veni, sponsa del Libano cantando», gridò tre volte tutti gli altri appresso. La sponsa del Libano non è un riferimento qualunque, è un riferimento al Cantico dei Cantici, è un riferimento a Salomone. La sponsa del Libano, Libano è un monte d'Arabia da cui si trae l'incenso, l'incenso simbolo del sacro. Quindi questa è una donna che profuma di sacralità ed è la sapienza di cui Salomone dice: «Questa ho amato e ho ricercato fin dalla mia giovinezza, ho cercato di prendermela come sposa, mi sono innamorato della sua bellezza», la sapienza. E così come Beatrice rappresenta la sapienza, la lonza, per antinomia appunto, rappresenta la corruzione della sapienza. Ecco, quella sciocchezza, no, che viene spesso ripetuta ai ragazzini a scuola, la lonza rappresenta la lussuria, no, è assolutamente infondata. La lonza, così come l'inferno stesso, non rappresenta qualcosa che è negativo di per sé. La lonza è proprio la stessa energia, la stessa capacità innata che abbiamo di cercare la conoscenza, di cercare il bello, di essere attratti da qualcosa. Il problema è: questa attrazione è diretta bene o è diretta male? Allora nella lonza è diretta male. Quindi la nostra incapacità di dirigere bene questa forza vitale che abbiamo dentro, che ci fa amare, che ci fa, diciamo, andare verso gli altri, andare verso il tutto, questa incapacità è rappresentata dalla lonza. E noi, per, diciamo, opporre qualcosa a questa incapacità, l'unica cosa che possiamo opporre veramente è la corretta sapienza, il corretto amore, Beatrice, appunto. Così come, diciamo, la seconda donna che chiama Dante al viaggio è Lucia, che anagramma di Aquil, Aquila, e rappresenta quindi la giustizia, rappresenta l'equilibrio. Ecco che si oppone al leone, che di contro rappresenta l'ingiustizia, di contro rappresenta, diciamo, l'incapacità di frenare la nostra voglia di possedere, quindi la prepotenza. E quello è l'altro problema che abbiamo tutti i giorni, che ci impedisce di migliorarci, no? Anche per Maria, la terza donna, vale lo stesso tipo di discorso. Maria,
rappresenta la potenza, evidentemente, perché essendo là dove si può e ciò che si vuole e più non dimandate, ecco che questa potenza può essere rivolta verso il bene e potenza di fare il bene, oppure nella lupa può essere rivolta verso il male, può diventare brama, può diventare avidità, può diventare quindi far scaturire la violenza. Ecco che quindi, diciamo, i tre concetti delle fiere, rappresentati dalle fiere, sono concetti antinomici rispetto agli stessi concetti nel bene. Tutto ciò che è bene nell'universo, nella realtà, non è altro che un'altra faccia di tutto ciò che è male. Noi possiamo usare le stesse forze che ci conducono al bene per stare in uno stato di male. Quindi ritorna il discorso, ben noto nell'Advaita Vedanta, dell'unità degli opposti, ma noto anche alla tradizione greca. Per questo, diciamo, gli incontri iniziali che io ho fatto hanno riguardato degli autori greci come Pitagora, come Eraclito. Vi ricordate Eraclito, il discorso della coincidenza degli opposti? Ecco che questa comprensione è vitale. Se non si comprende che anche ciò che noi chiamiamo male deriva dal divino, deriva da una capacità divina, e che il nostro libero arbitrio che volge queste nostre energie al male, allora non si può capire nulla, sicuramente non si può capire nulla del messaggio di Dante. E quindi, restando all'inferno dell'opera al nero, di questa Nigredo, in cui si vuole arrivare alla dissoluzione della corporeità, quindi di questo legame che noi abbiamo col nostro corpo, con la materialità. Questa dissoluzione avviene attraverso la morte iniziatica. È la fase dell'opera più pericolosa, l'opera al nero, perché bisogna dominare proprio questa energia primordiale che c'è nella materia, che c'è in noi, noi la sentiamo, è l'energia di cui parla Jung. È un'energia che ci porta per istinto a far delle cose che non necessariamente ci portano a capire, comprendere, ci portano nella direzione giusta. Queste cose, proprio per il fatto che noi non le sappiamo dominare, queste capacità, ci possono portare ad allontanarci dalla realtà e alla sofferenza. Eppure queste energie sono sempre manifestazioni del principio divino, questo è molto importante. L'iniziato ha il compito di rettificare queste energie, cioè di convogliare nella giusta direzione queste energie. Qui sta questo senso, questa spiegazione sta alla base del motto degli alchimisti vitriol, vitriol tradotto vetriolo per richiamare appunto l'acido che corrode, in realtà è un acronimo che viene utilizzato, compare per la prima volta come motto dei Rosa Croce, una confraternita medievale che comparve per la prima volta nel 1613 nell'opera di Basilio Valentino e che in lingua latina significa, prendendo le prime lettere di ogni parola, visita interiora terre rectificando in venies occultum lapidem, cioè visita l'interno della terra, operando con rettitudine troverai la pietra nascosta. Quindi operando con rettitudine, rettificando, significa questo. A volte finisce questa stessa frase in alcuni testi con le parole veram medicinam, per dire appunto che questa pietra di cui si parla è il vero rimedio per ogni malattia, e in questo caso l'acronimo diventa vitriolum. Ma l'espressione cosa deve indicare? Indica la necessità di scendere nelle viscere della terra, cioè negli anfratti oscuri dell'anima, di scendere all'inferno per conseguire l'iniziazione. È questo che Dante racconta. Dante racconta proprio questo. Per operare la trasmutazione della materia nello spirito. Quindi la prima cosa che dobbiamo capire è che siamo fatti di spirito. Mentre invece noi siamo convinti in una prima fase di essere fatti solo di materia. Questo ci fa conseguire l'immortalità, perché lo spirito è immortale. Ecco che quindi questa immortalità è un'immortalità spirituale,
non è l'immortalità, diciamo, di coloro che credono che attraverso i processi degli alchimisti si ottiene il modo per rimanere sulla terra in eterno, no? La vita immortale in questo senso. L'immortalità è l'immortalità che ha l'anima, e quindi nel momento in cui noi comprendiamo di essere anima e di essere spirito, automaticamente comprendiamo anche di essere immortali. Quindi occorre comunque un acido, come il vetriolo, in grado di sciogliere anche la pietra più dura, quindi di provocare, cioè, che cosa? Le trasformazioni più radicali, perché altrimenti non riusciamo a raggiungere questa fase di spiritualità. Ci vuole un'iniziazione, che è il mezzo con cui si accede alla sapienza. Questa iniziazione è concentrata su una dottrina fondamentale in Dante. Questa dottrina la spiega Virgilio, la spiega a Dante nel canto 17° del Purgatorio. È la dottrina dell'amore. In questo canto Virgilio dice a Dante che nessuna creatura fu mai senza amore. Non esiste una creatura, non solo uomo, qualunque creatura, che non abbia amore, perché l'amore è in Dio e ogni creatura è espressione divina. Solo che questo amore può rivolgersi verso Dio o allontanarsi da esso. Questo è il punto fondamentale. E si allontana da esso quando? Si allontana da esso quando si allontana dalle altre creature. Perché è proprio il riconoscimento del se stesso negli altri che porta al riconoscimento di Dio. Per questo nei Vangeli si dice ama il prossimo tuo come te stesso, perché l'insegnamento fondamentale è proprio questo. Dante esprime un dubbio a questo punto a Virgilio, gli dice: ma se l'amore nasce nell'essere umano da circostanze esterne, ci innamoriamo di oggetti belli, ci innamoriamo di un qualche altro essere umano, allora se è qualcosa di esterno e se appunto è qualcosa anche di innato dentro a noi, noi abbiamo questa tendenza a innamorarci. Allora, ecco, l'animo non sarebbe responsabile di seguire una strada buona o una strada cattiva. Virgilio lo illumina su questo punto, però lo illumina con la sola luce della ragione, perché gli dice: guarda che per capire bene le cose la ragione non basta, ci vorrà poi Beatrice, ci vorrà proprio l'amore stesso. Dal punto di vista della ragione, quello che ti posso dire è che tu hai la possibilità di indirizzare queste energie, di indirizzare questo amore che ti porta verso gli altri, verso oggetti, di indirizzarlo come vuoi. Quindi sei perfettamente responsabile. Ecco che comincia anche la dottrina etica, morale, in Dante. Ognuno di noi è responsabile di ciò che fa. Anche questo deriva dalla sapienza antica. È la dottrina del karma degli induisti. Ogni cosa che noi facciamo ci rende responsabili a prescindere da ciò che Dio, cioè a prescindere da ciò che l'uno tutto ci ha donato, ci ha dotato. Noi siamo frammenti di Dio, ma frammenti in grado di scegliere. E non è detto che scegliamo di ritornare allo specchio e di ricomporci. E fino a quando non scegliamo questo, continuiamo a soffrire. Questo è il senso di tutto il discorso. La ragione, oltretutto, la ragione di Virgilio, non basta. È utilissima in una prima fase, ma poi ci vuole qualcos'altro. E comprendere cosa sia questo qualcos'altro, ecco, non è facile. Occorre leggere la Divina Commedia, occorre leggere un trattato di alchimia, occorre più che altro, meglio ancora, parlare con un alchimista o interagire con un depositario dell'antica tradizione, perché di questo ci parlerebbero e questo ci insegnerebbero. Oltre la ragione c'è quella che gli gnostici chiamavano Sofia. E Sofia è conoscenza. Così come l'oggetto della ragione è la conoscenza, se io studio matematica o studio fisica, voglio apprendere delle cose, con la ragione però le voglio apprendere. Ecco che anche la Sofia ci porta a comprendere, però a comprendere altro. È una conoscenza diversa, è una conoscenza sacra. Cosa ci porta a comprendere la Sofia? Ci
ci porta a comprendere quale sia la strada giusta, la via, il logos. E siccome c'è un personaggio dei Vangeli che dice di se stesso: io sono la via, la verità, la vita, ecco che sappiamo anche di chi si sta parlando. Christos è il logos, Cristo è il logos. E Sofia è lo strumento, ecco, vedete, lo strumento che ci porta là, ci porta a comprendere qual è sia la strada giusta, ci porta a comprendere qual è la via. E Dante gli dà un nome alla sua Sofia, la chiama Beatrice. Questa è Beatrice nell'opera di Dante. Non è certamente una donna di cui Dante si è innamorata, Beatrice di Folco Portinari e così via. È un concetto poetico per ribadire una verità che la tradizione insegnava. La grande opera alchemica si può compiere solo attraverso l'amore. E qui continuano i simboli. La grande opera alchemica si deve compiere iniziando il più possibile vicini all'equinozio di primavera. E così Dante, per esempio, quando incontra la Lonza, ha la speranza di superare questo ostacolo, diciamo in un primo momento, perché dice: a ben sperar m'era cagione di quella fiera lagaetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Di che momento si sta parlando? Si sta parlando di un momento in cui il sole entra nell'equinozio di primavera, il momento in cui per tradizione Dio crea il mondo, cioè il momento in cui il giorno è il giorno perfetto, 12 ore di buio e 12 ore di luce. E per la tradizione astronomica, diciamo, in questo giorno il sole nasce con le stelle della costellazione dell'Ariete. Il sole è in Ariete, in realtà oggi il sole non è più in Ariete perché c'è il movimento della precessione dell'asse terrestre, quindi il sole è nei Pesci. Ma ripeto, non si sta parlando di astronomia materiale, si sta parlando di astronomia dell'anima. Sono simboli. I primi astronomi che codificarono, diciamo, l'immagine dell'equinozio vivevano nel 2000 avanti Cristo, in cui il sole all'equinozio di primavera sorgeva nella costellazione dell'Ariete. Da questo l'Ariete, agnello, associato alla figura del Cristo che muore sulla croce, l'agnello sacrificato. Perché appunto si usano dei simboli per ribadire dei concetti. Quindi ecco che Beatrice Sofia, la sponsa del Libano, cioè la sposa del Cantico dei Cantici, rappresenta proprio la materia prima su cui si opera questo processo di trasformazione alchemica. Il Cantico dei Cantici, tenete conto che era il testo sapienziale per eccellenza nel Medioevo. Era proprio il testo dell'Antico Testamento che veniva considerato dai dotti, dagli iniziati, il testo più adatto a svelare le verità esoteriche, quindi un manuale iniziatico. Beatrice, come sposa del Cantico dei Cantici, è immagine dell'anima trasfigurata che accoglie l'iniziato alla fine del suo cammino. Quindi è colei che accoglie l'iniziato quando terminerà il cammino, quindi è il punto di arrivo, Beatrice. È questo che trova Dante quando arriverà alla fine del suo percorso in purgatorio. È l'immagine di luce del mazdeismo. È, diciamo, la luce degli gnostici nel Vangelo di Tommaso. È la natura perfetta che è descritta dagli esoterici islamici. Quindi è l'angelo del filosofo, è la guida che lo inizia alla sapienza. Questa è Beatrice, quindi un amore proprio verso la conoscenza corretta, la vera filosofia è rappresentata proprio da Beatrice. E Beatrice è ovviamente anche l'immagine di una sapienza individuale, prima di tutto, di qualcosa che sta dentro di noi, che possiamo trovare dentro di noi. Ognuno di noi può trovare questa conoscenza, è presente nel profondo della nostra anima,
conduce a Dio attraverso l'iniziazione, ed è questo quello che credevano tutti i fedeli d'amore, di cui Dante, come dicevamo, probabilmente era un membro. Nella Vita Nova, Beatrice per la prima volta appare a Dante vestita di rosso, di bianco e di verde. Sobra candido vel cinta d'uliva, donna m'apparve, sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. Vedete, bianco e rosso sono gli stessi colori dei templari. La confraternita dei Cavalieri del Tempio, che spesso è avvicinata a concetti che hanno a che fare con l'esoterismo, con l'iniziazione esoterica, ha ragione, perché evidentemente, diciamo, evidente anche studiando tutto ciò che c'è rimasto del mondo templare, soprattutto l'iconografia dei templari, che i templari stessi tendevano a tramandare, custodire quest'antica tradizione in cui appunto il rosso e il bianco erano simboli ben codificati. Il bianco rappresentava la purezza, cioè appunto la capacità di passare da una materia a una fase, diciamo, in cui gli elementi della materia sono stati isolati e sono chiari e puri, così come il rosso rappresenta lo spirito, cioè l'essenza spirituale dell'uomo, contrapposta all'essenza materiale. Rosso e bianco sono non solo l'abito dei templari, ma per esempio anche l'abito degli ismailiti, la setta degli assassini. Un altro ordine esoterico, stavolta musulmano, esistente al tempo di Dante. Quindi un ordine che ebbe tra l'altro molti collegamenti con l'ordine dei Templari. Quindi nel momento in cui Dante vive, vedete, per tanti rivoli la tradizione è presente attraverso questi simboli. Il verde è il colore del Khidr, il mantello dei Sufi. E il verde poi è anche il colore della lastra di smeraldo, soprattutto su cui Ermete Trismegisto incise la tavola smeraldina, cioè il principale testo dell'ermetismo, della tradizione ermetica. Quindi vedete che il verde è il colore proprio del logos stesso, perché Ermete Trismegisto è un personaggio mitico che altro non è che una rappresentazione dell'antico Thoth degli Egizi, che rappresenta proprio l'essenza di quel messaggio sapienziale, che arrivò al Medioevo proprio attraverso questi testi, come la tavola smeraldina, che è il principale di questi testi, di colore verde. Verde è per codifica il colore del logos divino. Quindi ecco che, tra l'altro poi, diciamo, questo logos divino ovviamente è associato all'intelligenza. L'intelligenza è associata al pianeta Mercurio, Mercurio Hermes. Ancora una volta lo spirito è rappresentato attraverso questo nome convenzionale, Hermes, il nome di Thoth in greco. Mercurio è la traduzione romana di Hermes. Ecco perché sentite parlare spesso del Mercurio dei filosofi, perché viene citato continuamente questo Mercurio. Mercurio come metallo liquido e splendente, come rappresentazione dello spirito, mentre la materia grezza, diciamo, quindi l'animo umano ancora grezzo, ancora pesante, rappresentato dal piombo, lo spirito contenuto nell'animo umano, la parte spirituale di noi, è rappresentata dal mercurio. Erano modi per rappresentare, diciamo, dei concetti. Occorre confrontarsi quindi con la vera conoscenza. La vera conoscenza è una pietra, è qualcosa su cui si può scrivere, come la pietra di smeraldo. Una pietra che custodisce la sofia, che custodisce il verbo, il logos, come per esempio nella figura di Maria Vergine, nella chiesa di San Francesco da Paola a Firenze, una figura abbastanza particolare, in cui voi vedete una Vergine non col bambino in braccio, ma una vergine incinta, infatti è chiamata la Vergine del Parto, e che tiene questo libro chiuso in mano e che ci ricorda proprio i versi della Commedia. Nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume,
ciò che per l'universo si squaterna. Questa Madonna incinta è incinta del Logos. La Madonna in quella raffigurazione che non vedremo più poi, più avanti, nell'umanesimo, nel Rinascimento, vedremo sempre la Madonna col bambino, soprattutto vestita d'azzurro. Invece qui noi la vediamo nella chiesa di San Francesco da Paola vestita di bianco, di rosso e di verde. Perché il manto è bianco, il vestito è rosso e il bordo del vestito è verde. E tiene un libro rosso in mano. La Madonna del parto è anche la Madonna del libro. Il libro che contiene che cosa? Contiene l'insegnamento, lo stesso insegnamento della tavola smeraldina, il Logos divino. Il Logos che tiene anche dentro di sé, tiene in grembo ovviamente. E quindi questo è il senso dell'immagine di Maria Vergine per l'agnosi, per tutta la tradizione sapienziale, quindi anche per Dante. E diciamo la custodia, il mezzo per cui si accede a Logos, a Cristo. Questo, diciamo, concetto è anche reso spesso, il concetto proprio di Logos divino è reso anche dagli alchimisti, così come il risultato dell'opera. Gli alchimisti spesso parlano del risultato dell'opera alchemica usando il termine il bambino. Alla fine quello che viene fuori è il bambino. Il bambino è l'espressione del Logos. Tra l'altro, se voi vedete questa immagine, bellissima tra l'altro, io la sto solo evocando qua, ma anche a parole ce la possiamo immaginare, io vi invito ad andare a vederla anche in un libro di storia dell'arte o su internet, la Madonna del Parto nella chiesa di San Francesco. Questa Madonna è stata portata nella chiesa di San Francesco da Paola dalla sua, diciamo, residenza originaria, che era un'antica chiesa templare che si trovava nei pressi di Ponte Vecchio, la chiesa di San Pier Maggiore, una chiesa sconsacrata da cui fu appunto tratta. Quindi è proprio la tradizione templare, la tradizione degli ordini monastici più antichi che vedete portava avanti questa tradizione iniziale. Una Madonna dipinta da Taddeo Gaddi nel XII secolo, quindi diciamo una Madonna abbastanza antica. E se voi andate a vedere appunto questo dipinto, anche nell'architettura del ciborio che è dipinto attorno a questa Madonna del Parto, noi vediamo la presenza di una rosa a 5 petali, un altro simbolo ricorrente nella commedia, il numero 5 associato alla rosa, è proprio la candida rosa di cui parla Dante nel Paradiso, cioè il luogo dove risiedono le anime dei beati, cioè una specie di anfiteatro circolare con i sedili a forma di rosa, dove siedono i beati, che sono costituiti da pura luce. Al centro di questa rosa mistica c'è Maria, c'è proprio la Vergine. In forma dunque di candida rosa mi si mostrava la milizia santa che nel suo sangue Cristo fece sposa. Quindi questo simbolo 5 è anche il simbolo della quintessenza, la chiamavano gli alchimisti, o anche della pietra della sapienza. Cos'è la quintessenza? È la quinta parte dell'uomo. Quindi non solo i quattro elementi di cui hanno sempre parlato, diciamo, tutti i naturalisti, l'acqua, il fuoco, l'aria, la terra, ma una quinta essenza che secondo il Corpus Hermeticum nell'Asclepio veniva, diciamo, simboleggiata con l'intelletto. La quinta essenza è spirituale perché è intellettuale, è intelligenza, è la natura dell'empireo, è la natura del luogo dove stanno i beati, cioè dove l'uomo è riuscito ad innalzarsi ad uno stadio superiore di esistenza, uno stadio in cui ha allontanato la sofferenza, ha allontanato la paura, ha allontanato tutto ciò che lo allontanava da Dio. Quindi la sposa di Cristo, di cui parla Dio, la sposa del Libano, di cui parlava Salomone, è proprio di natura intellettuale e spirituale. Sofia è proprio la Sofia degli gnostici. Maria Sofia, perché anche l'immagine della Madonna ha proprio questo senso, non ci sono dubbi, perché Dante la mette proprio al centro della candida rosa Maria. Quindi non sono soltanto coincidenze cromatiche, diciamo, coincidenze di colori,
che ci fanno capire che il linguaggio di Dante è lo stesso linguaggio degli alchimisti e degli esoteristi del Medioevo, e anche il linguaggio dei Templari. Ma è tutto un contesto che noi possiamo comprendere studiando a fondo la Divina Commedia. Dovremmo parlare qui per giorni, perché diciamo di corrispondenze simboliche ce ne sono tantissime. Dovremmo parlare quindi soprattutto di questo contesto per capire Dante chi fosse e di cosa parlasse. C'era tutto un mondo attorno a Dante. Io vi ho solo accennato al mondo della poesia provenzale che arrivava a Dante attraverso la scuola dei poeti siciliani, ma ci sono un sacco di personaggi che in quel momento storico scrivevano e scrivevano delle stesse cose di cui Dante scriveva. Per esempio, pensiamo a Francesco di Barberino, che scrisse un trattato esoterico bellissimo, I documenti d'amore, un poeta fiorentino contemporaneo di Dante, che ci propone, alla fine proprio di questo trattato, l'immagine di un re con la corona, un re coronato, posto in cima a una scala formata da 12 gradini, che sono corrispondenti ai gradi di amore che vengono descritti in questa opera. Questo re ha in mano lo scettro e con l'altra mano solleva una pietra, la pietra che appunto altro non è che la pietra dei filosofi, è il simbolo dell'eternità, la pietra non viene intaccata, della contemplazione della sapienza di Dio. Questa pietra è il Graal, è il contenitore di Cristo, il contenitore del Logos, il cuore di Cristo. Questi simboli, che poi sono rimasti anche nella tradizione cattolica, avevano un senso molto preciso. Il cuore, già dagli egiziani, veniva rappresentato con un vaso. Era proprio questa la rappresentazione del cuore nei geroglifici egizi. Il vaso è anche simbolo di Maria, perché Maria porta il Verbo dentro di sé. Nella Madonna del parto noi vediamo proprio questo. Maria non ha il bambino esposto, Maria ha il bambino dentro, lo porta dentro, perché questa è la vera iconografia originale della Madonna. E questa iconografia c'è anche nell'alchimia. Questo simbolismo lo troviamo nell'alchimia, dove appunto il vaso è rappresentato dall'Atanor, il contenitore in cui appunto si deve compiere l'opera alchemica, quello che si sta compiendo nel grembo di Maria. Quindi diciamo, la pietra filosofale è proprio questa, quella pietra dei filosofi di cui tanto si parla e si pensa a una qualche ricetta mistica, è la ricetta alchemica che Dante descrive nella Divina Commedia e allegoria. È la stessa allegoria che i Vangeli rappresentano con la storia di Maria. La storia di Maria ha questo come significato. Non è la storia di un miracolo avvenuto per far partorire a una vergine un bambino senza un'unione sessuale precedente, ma è l'idea appunto che il Logos divino, la via giusta, quello che rappresenta Cristo, possa essere conosciuto soltanto attraverso un particolare tipo di conoscenza, quella conoscenza che è soprattutto amore, rappresentata proprio dalla figura della Vergine. Un'entità pura, perché questa è la Vergine, no? Questo è il significato del centro della Candida Rosa. La Vergine, la Sofia, non è una conoscenza di tipo discorsivo, di tipo dialettico, è una conoscenza di tipo sentimentale. E quindi è anche, diciamo, la simbologia di Beatrice, c'è un'identità tra Beatrice, Maria e Sofia. La Vergine rappresenta però, questo è un concetto molto importante, che dovrebbe essere compreso se vogliamo capire bene il senso della commedia. La Vergine rappresenta però anche il punto di partenza, non solo il punto d'arrivo, anche la terra da cui si parte, perché la terra è proprio il simbolo maggiore di grembo materno. La materia di cui siamo fatti è proprio il punto di partenza dell'opera alchemica. Non è che la materia è da disprezzare o da pensare che non serva a nulla. La materia è proprio il dono di partenza
che ci viene proprio dal sacrificio della divinità, dal sacrificio dell'uno, da cui si parte per partorire il bambino. Quindi, diciamo, non sorprende che anche nel Paradiso, Dante, nel tredicesimo canto del Paradiso, per bocca di San Tommaso d'Aquino, che tra l'altro era un alchimista anche lui, scrisse un trattatello di alchimia, fa dire a Tommaso: così fu fatta già la terra degna di tutta l'animal perfezione, così fu fatta la Vergine pregna. Ecco che si paragona proprio esplicitamente Maria alla terra. Quindi Dante segue altri studiosi del suo tempo, altri filosofi del suo tempo, per esempio Ugo di San Vittore, che aveva paragonato appunto la Vergine alla terra. La terra da cui nacque il primo uomo significa la Vergine, dalla quale nacque il secondo uomo. Vergine la terra, Vergine Maria, terra dunque Maria. Questa simbologia non è, diciamo, non è che viene semplicemente da suggestioni che possiamo, diciamo, ritrovare noi. La leggiamo sui trattati. Possiamo leggerla, per esempio, in Ugo di San Vittore. E anche nel Paradiso Dante fa tanti altri paragoni di questo tipo a Maria. Addirittura introduce il paragone di una vergine che definisce figlia del sole, la cui pelle da nera diventa bianca. Dice infatti: così si fa la pelle bianca nera nel primo aspetto della bella figlia, di quel che apporta mane e lascia sera. Viene in mente, diciamo, il riferimento al Cantico dei Cantici: sposa nigra sed formosa. Queste Madonne nere, per esempio, che possiamo tutti quanti ammirare in tanti santuari, in tanti luoghi di culto, per esempio penso alla Madonna del Tindari, no? Che abbiamo qui vicino, ci rammenta che Maria non è soltanto il compimento dell'opera, non è solo la Maria bianca, perché quello rappresenta la fase finale del processo alchemico. Si parte dalla terra. Dante parte dalla terra, parte dall'inferno, e attraverso questo processo alchemico, attraverso quelle prime due fasi che sono la nigredo e la rubedo di cui e l'albedo di cui ho parlato prima, si arriva alla Vergine, si arriva alla purezza rappresentata da Maria. Quindi il punto di partenza è la terra, il primo punto d'arrivo è la comprensione che siamo fatti di spirito. Il primo punto d'arrivo è il mercurio dei filosofi di cui parlavo prima, il mercurio liquido. Quindi il processo che ci porta a far emergere questo spirito è un processo che riguarda il nostro rapporto con la materialità. Dobbiamo fare i conti con la materialità per scoprire lo spirito. Noi siamo molto legati alla materialità. E allora ecco che Dante nella Commedia ci dà degli insegnamenti, gli stessi insegnamenti che ci danno gli alchimisti, parlando sempre per simboli. Per esempio simboli astronomici. Pensate per esempio al momento in cui si immagina di compiere il viaggio. Il viaggio della Divina Commedia si immagina compiuto durante il solstizio, l'equinozio di primavera. Nei pressi dell'equinozio di primavera viene festeggiata dai cristiani la festa dell'Annunziata, la festa dell'Annunciazione. 9 mesi prima del Natale, no? Ovviamente, cadendo quindi nei giorni dell'equinozio di primavera, il giorno perfetto in cui luce e buio si equivalgono. Il momento che tutti gli alchimisti ritenevano più propizio per iniziare a compiere l'opera. Non è un caso che il cristianesimo abbia posto proprio nell'equinozio di primavera, sotto il segno dell'Ariete che cade in questo equinozio, la festa dell'Annunziazione. Cioè si annuncia questo cambiamento. Questo cambiamento che deve avvenire inizia proprio in primavera, l'inizio dell'opera di redenzione. Come inizia l'opera di redenzione? Con l'annuncio a Maria. Simbolicamente significa che qualcosa ci viene annunciato. Ritroviamo dentro di noi un messaggio, un logos, qualcuno che ci parla. Se ascoltiamo, capiamo che c'è una strada difficile, una strada, abbiamo visto con Dante, molto inquietante, che possiamo percorrere per
migliorarci. Anche questi gigli di colore bianco che nell'iconografia tradizionale accompagnano l'Annunziata, appunto, simboleggiano proprio questo candore della purificazione che dobbiamo in qualche maniera acquisire. Quindi vedete, ancora una volta, iconografia a non finire. Numero 5, per esempio, è un altro attributo che compare nell'iconografia della Madonna dell'Annunciazione, nell'Annunziata. 5, per esempio, sono i gigli nel vaso posto tra l'angelo che sta annunciando e Maria, nella rappresentazione di Andrea della Robbia, una rappresentazione bellissima nella Basilica della Verna. Chi di voi ha avuto l'opportunità di vederla ricorderà questo magnifico, diciamo, questa magnifica rappresentazione di Andrea della Robbia. I gigli sono 5. Quindi ancora una volta abbiamo un modo di esprimersi del, diciamo, dell'esoterismo cristiano gnostico che ritroviamo poi anche in Dante. L'opera al nero comporta una discesa nelle viscere della terra, quindi comporta un lavoro del nostro io. Si parte dall'ego, si parte proprio da ciò che è più comune, la nostra condizione attuale, di chi non ha mai fatto nessuno sforzo per migliorarsi e si confronta con se stesso. Magari sta male, magari soffre, magari si sente inadeguato, si sente spaventato. Quello è il punto di partenza. Ecco che il punto di partenza è rappresentato dalla rettificazione della propria vita. Si deve rettificare, vitrioli. Si deve cambiare la destinazione delle proprie energie. Le energie non sono negative di per sé. La capacità di amare che sentiamo, la capacità di andare verso gli altri o persino verso degli oggetti, tutto ciò che è negativo soltanto perché lo indirizziamo male, è proprio questa capacità che dobbiamo recuperare. Non è negativa, va indirizzata nella maniera giusta, va rettificata. Per questo Dante giunge fino a Lucifero, scende fino al centro della terra, è lì che fa, cambia direzione a 180 gradi. Si ritrova Lucifero a gambe all'aria, dovendo cambiare totalmente direzione per spuntare sulla spiaggia del Purgatorio. Quindi il capovolgimento è un capovolgimento interiore, un nuovo modo di vedere. Questo dice Dante che dobbiamo cercare di stimolare dentro di noi. Io levai gli occhi e credetti vedere Lucifero come io l'avea lasciato, e vidi lì le gambe in su tenere. Quindi ecco che si passa da un'illusione, l'illusione di essere il centro di qualcosa, di essere noi il centro di qualcosa, e invece ecco che arriva l'intuizione di una realtà diversa, una realtà che trascende questa illusione stessa. In quel momento possiamo operare la seconda fase dell'opera. Se abbiamo operato la nigredo, se abbiamo riconosciuto dentro di noi l'esistenza delle emozioni, delle paure, di tutto ciò che ci rende spirituali. Questa è la nigredo. La nigredo ci fa capire questo. Ah, ma non siamo solo materia. Ah, ma allora non è che noi siamo soddisfatti soltanto se otteniamo il potere, il successo, i soldi. Capiamo che dentro di noi ci sono altre pulsioni, altre realtà, altre verità. L'amore, la voglia di conoscenza. E allora ecco, abbiamo operato la nigredo. Sappiamo di essere spirito, sappiamo di essere mercurio. A quel punto possiamo accedere al purgatorio. Il purgatorio è la fase in cui raffiniamo tutti questi elementi per realizzare l'albedo, per diventare come la Vergine, cioè per diventare puri. Quindi diciamo che occorre uscire a rivedere le stelle. Per questo si conclude così l'inferno. Sul nero di questo composto umano che eravamo, adesso deve apparire una stella, deve apparire il simbolo della stella. E il purgatorio inizia così. Alcuni versi iniziali del purgatorio dicono: dolce color d'oriental zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto
del mezzo, puro infino al primo giro. Agli occhi miei incominciò diletto, tosto che uscì fuor de l'aura morta, che m'avea contristati gli occhi e il petto. Lo bel pianeta che da mar conforta faceva tutto ridere l'Oriente. Questo pianeta che sorge ad Oriente, questa stella del mattino è Venere. Non è un caso che sia Venere, non è un caso che sia la divinità che rappresenta l'amore. L'alba vinceva l'ora mattutina, che fugge innanzi sì che di lontano conobbi il tremular della marina. E l'alba della Pasqua di Resurrezione del 1300. Dante sta annunziando a se stesso la propria resurrezione. Ha capito di essere un essere spirituale e adesso si volge a quel percorso che è espiazione, quel percorso che è confronto con la difficoltà, che è la salita della montagna del Purgatorio. E avviene tutto all'insegna dell'amore. Venere annuncia che è possibile la strada dell'amore, che è necessaria la strada dell'amore, una catarsi, insomma, una rinascita. Questa è l'albedo. Presa coscienza che siamo spirito, il nostro spirito si deve purificare. E quindi si affronta una fase che gli alchimisti chiamano la fase delle nozze chimiche. Cosa sono queste nozze chimiche? Chi si deve sposare? Questo mercurio che abbiamo liberato, questo spirito, questa capacità di essere spirituali, con chi si deve sposare? Si è liberato dal corpo, si è liberato dalla materia. Ebbene, si deve risposare proprio col corpo, proprio con la materia. Deve ritornare ad essere tutt'uno col corpo, da un punto di vista diverso rispetto a prima. Mentre prima era il suddito del corpo, adesso quello che deve succedere è che si deve spiritualizzare il corpo. Cioè il corpo umano non è negatività. E non deve essere visto come qualcosa di separato rispetto allo spirito. È proprio questa la comprensione a cui si deve arrivare. Tutto è uno. Questa comprensione deve essere preceduta dalla comprensione di cosa sia lo spirito. Fin quando non sappiamo cos'è lo spirito, non possiamo operare questa spiritualizzazione. È evidente. Ma nel momento in cui lo sappiamo cos'è lo spirito, non è che dobbiamo pensare che adesso vivremo nel mondo di spirito, per cui il corpo, la materialità, tutto il resto è qualcosa da cui dobbiamo fuggire. Al contrario, è qualcosa di cui non dobbiamo più avere paura. È proprio questa la liberazione, non c'è più la paura. La paura di essere mortali, la paura che tutto finisca, la paura del dolore. Noi sappiamo di essere spirito, di avere uno spirito, e allora in quel momento ecco che possiamo divenire corpo e spirito. Ecco cos'è la resurrezione dai morti vera e propria, no? Il corpo di gloria di cui parla, di cui parlano i Vangeli, di cui parla l'Apocalisse. Dobbiamo diventare androgini, dobbiamo superare quella divisione degli opposti per cui c'è il principio maschile, c'è il principio femminile, c'è l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, le donne pensano in un modo, gli uomini in un altro. Queste per Dante sono appunto le fasi dell'ignoranza umana, l'idea che tutto sia separato. Le nozze chimiche sono le nozze appunto che portano il maschio e la femmina a diventare androgeni, che significa ciò che era inteso separato deve diventare unito. L'uomo, con la U piccola, diciamo l'uomo piccolo, l'uomo ignorante, deve diventare l'Adam Kadmon della Kabbalah, l'uomo originario, deve diventare l'antropos degli gnostici, l'uomo con la U grande, l'uomo che quindi sa di essere frammento di divinità, sa di essere Dio, pur essendo distinto da Dio, ma non separato da Dio, sa di essere quella volontà divina che ha voluto per amore far nascere la molteplicità non fuori di sé, dentro di sé. È questo il vero significato della Divina Commedia. È proprio l'insegnamento ultimo degli gnostici che noi ritroviamo proprio dentro la Divina Commedia. L'opera Ross
avverrà proprio in paradiso. Avverrà quando, dopo aver recuperato questo sé profondo, ognuno di noi recupera il sé come ci insegna Jung, proprio quando non abbiamo più paura, quando sappiamo di essere veramente un sinolo, un'unità di materia e forma, di corpo e di spirito, e quindi tutte le paure che derivavano dal fatto di sentirci solo materia sono in qualche maniera superate. Allora abbiamo raggiunto il sé. Questo sé deve fare il gradino superiore. Deve confrontarsi con la collettività. Deve confrontarsi con la natura di cui adesso si sente parte. Addirittura deve arrivare a comprendere di coincidere con la natura. L'Atman coincide col Brahman. Allora ecco che si compie l'opera rosso, perché il rosso è il colore dello spirito, è il colore di Dio, è il colore dell'amore. Quindi vedete che la portata del messaggio che Dante ci lascia, ci ha lasciato con la commedia, è enorme. È un messaggio di salvezza per l'umanità. Un messaggio che all'inizio è proiettato, sembra proiettato su un elemento esterno a noi, cioè Cristo, Cristo che ci salva. Ma alla fine del viaggio, diciamo che Dante intuisce, per intuizione appunto, la certezza che la salvezza è immanente ad ognuno di noi, è dentro ognuno di noi, non deriva da un ente esterno, perché appunto in ognuno di noi è presente la totalità, anche se non lo comprendiamo. Questa totalità è la sacra unione, le sacre nozze tra lo spirito e l'antropos. Quindi questa unione sacra è rappresentata proprio da Maria. È Maria la rappresentazione di questa unione sacra. E questo è il significato dei Vangeli. Dante l'ha colto, l'ha colto benissimo. Maria che riceve lo Spirito Santo. Maria che è antropos, nel senso che appartiene all'umanità, è donna, uomo, ma nel senso appunto di essere umano, è pura, perché evidentemente non è un essere umano qualunque, è un essere umano che si è distaccata da una visione puramente materiale, è spirito, sa di essere spirito. Allora questa donna pura, questa albedo raggiunta, si unisce con lo spirito. E allora diventa Rubello. È l'unione tra appunto la divinità, lo spirito e l'antropos, rappresentata proprio da Maria. Ecco cos'è la grande madre, ecco cos'è la natura degli antichi, la natura dell'arcana memoria. È qualcosa che ha un corpo, è qualcosa che comprende la molteplicità, ma è qualcosa che pervasa di divinità. Tutto è sacro, tutto è divino in questa visione della natura. Allora comprendiamo anche che cos'è questo numero 7, come somma di 4 e di 3. Vedete, il 4 è un numero femminile nella tradizione cabalistica, nella tradizione ermetica, corrisponde proprio al mondo che, dell'accoglienza, al mondo dell'amore, rappresenta proprio Maria, rappresenta anche la terra, rappresenta ciò appunto che può accogliere il principio divino, il 4. Nel 4 si compenetra il 3. Il 3 è il principio maschile, si dice, ma in realtà è il principio dell'azione divina, la volontà di Dio di creare, la volontà artistica, la volontà amorosa. Solo quando questi due principi si compenetrano, il 4 con il 3 entra nel 4, e si forma il 7. Questo significa 7, significa la realtà vera, quella che vediamo, è unione di spirituale e di materiale, è unione di divino e di umano, è un essere che può essere compreso solo per intuizione, che Dante comprende per intuizione, e che in qualche modo è dentro tutti noi, pur essendo sempre uno, pur mantenendosi sempre uno. Come si può quindi arrivare a comprendere tutto questo se non rinascendo? Rinascere è, diciamo, la parola d'ordine
di Dante nella Commedia. E come Rumi, se ricordate, che diceva: morite, morite, dovete prima morire nella vostra ignoranza iniziale. Dovete far partire un processo di resurrezione, scendere negli inferi per rinascere. Nel Vangelo di Giovanni si dice: in verità io dico che se alcuno non è nato di nuovo, non può vedere il regno dei cieli. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti che io ti dica che vi conviene nascere di nuovo. Questo non è un Vangelo apocrifo, questo è il Vangelo di Giovanni. Quindi vedete, occorre una morte volontaria, cioè dobbiamo avere la voglia in qualunque momento della nostra vita, sempre, tutti i giorni, di morire. Di morire come persona, tenete conto che persona in latino significa maschera, quindi significa essenzialmente assumere un volto che non è veramente il nostro. E dobbiamo rinascere come coscienza di essere. Cosa dice Dante? Mi ritrovai in una selva oscura, ritrovai me stesso. Lui si ritrovò proprio all'inferno, ma lì comincia l'opera al nero. Se non ci risvegliamo all'inferno, non andiamo da nessuna parte, siamo solo dormenti. Io, dopo avervi, diciamo, intrattenuto con queste suggestioni, ripeto, perché non vuole essere questa una spiegazione del messaggio di Dante, l'ho detto all'inizio, vorrei concludere questo intervento, però, diciamo, lanciandone un'ultima di suggestione, proprio veramente mia personale, sull'originalità veramente particolare del messaggio di Dante, così innestato sul messaggio della tradizione, ma a cui Dante dà una connotazione che è proprio tutta sua, tutta particolare, e ripeto, si può cogliere leggendo un episodio che poi è la conclusione. Che così si conclude in paradiso. Giunto finalmente, diciamo, in paradiso, Beatrice affida il poeta a San Bernardo, quindi non lo porta fino alla rosa mistica. Dante a un certo punto si gira, credendo di trovare Beatrice, e invece si vede a fianco questo vecchio venerando, con grande delusione. Vedete, questo è un momento che rispecchia, in qualche modo simboleggia tutta la vita di Dante, la vita umana, l'esperienza umana prima ancora che poetica, nell'attimo in cui lui potrebbe godere di quello che era il suo desiderio più forte, no? La visione di Dio, la visione della conoscenza finale, la candida rosa. Ecco che lui, pellegrino, si trova senza il suo conforto, senza quella donna che lo aveva accompagnato durante il viaggio in paradiso. Infatti Dante dice: "O vella, dov'è?" E poi vede, la vede, volge gli occhi in alto e la vede come uno specchio che riflette i raggi della divinità. E allora, nonostante questa immensa distanza che Dante sente in questo momento, perché capisce che Beatrice in quel momento è la divinità, lui si tende verso di lei e le rivolge, dal profondo del cuore veramente, una preghiera commossa, appassionata, in cui si vede bene, palpita proprio la riconoscenza per il bene ricevuto, ma anche, diciamo, lo strazio per il congedo necessario, perché anche questo significa diventare uomini, nel senso vero del termine, cioè capire che abbiamo dentro Dio, ma che fin quando siamo uomini, Dio in qualche maniera, pur non essendo separato da noi, è distinto. E allora c'è anche la sofferenza è profondamente umana. E c'è questa immagine bellissima di Dante che prega Beatrice, un'anima innamorata che canta, e dice: "O donna, in cui la mia speranza vige, e che soffristi per la mia salute, in inferno lasciar le tue vestigie, di tante cose quant'io ho vedute, dal tuo podere e dalla tua bontade riconosco la grazia e la virtute. Tu m'hai di servo tratto a libertate, per tutte quelle vie, per tutti i modi che di ciò fare avei la potestate.
la tua magnificenza in me custodi, sicché l'anima mia, che fatta e sana, piacente a te dal corpo, si disnodi. Quindi, vedete, versi veramente sublimi, che sebbene si riferiscono a una beatrice spirituale, evidentemente, all'amore divino, tradiscono l'impeto proprio della passione ancora, l'impeto comunque dell'energia tutta umana che porta, per esempio, un uomo a innamorarsi di una donna o viceversa, e Beatrice, che appunto sembra così lontana, gli invia un ultimo sorriso. Si rivolge con gli occhi, senza dire niente, con l'ultimo sguardo, come a dimostrare in qualche modo l'amore che gli porta, e poi si rivolge di nuovo a Dio, alla fontana da cui viene ogni beatitudine. E diciamo che forse nella storia della letteratura mondiale mai, diciamo, una creatura o un sorriso di una creatura hanno avuto mai tanta eloquenza d'amore quanto questa immagine di Beatrice che rivolge come una divinità verso in qualche modo il proprio figlio, se stessa, con tanta profondità, con tanta delicatezza, ecco quest'ultimo commiato in cui, diciamo, l'uomo ritorna ad essere frammento, ecco, sapendo però di contenere Dio e il suo amore, proprio come la Madonna del parto contiene il Logos. Qui io terminerei, ringraziandomi come al solito per la vostra attenzione e questo mio intervento su Dante. Grazie. E come al solito la parola.